Carlo riceve in eredità da una vecchia zia una somma di denaro. Vorrebbe farla fruttare e cerca il modo migliore e meno rischioso per ottenere un buon rendimento. Un amico gli suggerisce delle obbligazioni senior ordinarie del settore tecnologico americano, che hanno un tasso cedolare molto interessante. Senza curarsi tanto dei rischi legati al settore dell'economia del paese e al rischio di credito della società, decide di acquistarle. Per un certo periodo Carlo riscuote regolarmente gli interessi perché l'obbligazione offre una cedola a tasso fisso semestrale. Ma dopo poco più di un anno scopre che è stata aperta un'istanza di fallimento nei confronti della società e che i titoli sono stati sospesi dalla quotazione. Carlo è molto preoccupato perché teme di non poter recuperare i soldi investiti. Per fortuna aveva scelto delle obbligazioni senior ordinarie e ora il suo capitale gli viene restituito col denaro ricavato dalla liquidazione della società. Se avesse comprato obbligazioni di altro tipo, sicuramente avrebbe dovuto affrontare una perdita totale o parziale del capitale.